col joypad. Cioè, un gioco fatto bene, che comunque è bello, perché mi sta piacendo, mi piace parecchio. Lo sistema di fuoco col joypad che è veramente. Io per me è intollerabile proprio. Allora, qua cosa c'è? Qua cosa c'è? Non c'è nulla. Ok, qua non c'è nulla, fortunatamente. Di certo non si può tornare indietro di qua. Aspetta, qua c'era qualcosa. No. Qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba interessante qua dentro. È lì! Giusto. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Guarda. Scarpe, giacca, indumenti vari, gomme, medicinali. Scarpe. Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. È una granata questa. Tipo artigianale. Ah, fumogeno. Lo zucchero ossidato crea una coltre di fumo che ti nasconderà dai nemici. Si innesca generando un forte scoppio che stordisce i nemici presenti nel raggio dell'esplosione. Il fumo ostruisce il campo visivo dei nemici, bloccando le loro linee di fuoco. Sfrutta questo fattore per fuggire. Quando si è accerchiato o per attaccare rapidamente mentre i nemici sono Un sacco storditi. di gente non ce l'ha fatta. Sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Siamo sopravvissuti. Non la pena. Attrezzi di livello 2. Avanti, usciamo di qui. Buono. Attrezzi di livello 2, assolutamente buono. Ah, eccolo. Ah, vedi lo zucchero con l'esplosivo. Beh, oddio, molto più utile penso rispetto alle bombe. Cioè, rispetto a queste, agli esplosivi di chiodi. Cioè, che sono buone. Però. Però non lo so. Vabbè, sicuramente ci saranno. Ci saranno dei nemici qua. Come lo sapevi? Di cosa?
dell'imboscata. Mi sono schierato da entrambe le parti. Ah. Certo, perché lui essendo contrabbandiere... Uccidi un sacco di innocenti. Lo prenderò per un sì. Prendilo come vuoi. Qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano. Kit pronto soccorso potenziato. I kit di soccorso ora sono potenziati del 33%. Bene. Questa molto molto bene. Qua non ce ne sono tipo zombie? Strana sta cosa. Però voglio vedere di qua cosa c'è. Di qua. Non importa, proseguiamo. Ah, un banco da lavoro. Bella. Allora, io direi che in realtà mi servirebbe la fondina a canna lunga, perché così posso switchare tra l'arco e il fucile a pompa. Poi con 11 non penso possa fare molto. Quindi ok. Andrà più che bene. Esatto. Così posso avere entrambe. Posso avere entrambe le soluzioni. Anche perché l'arco potrebbe essere interessante contro gli esseri umani. Cioè, piazzo una bella freccia in testa. Vediamo se poi hanno il coraggio di... Bene, ecco il ponte. La nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie, rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Chi è che canta? Sto fischiando. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Fantastico. Qua oscillazione arma. Ecco, questo sarebbe utilissimo. Usa un coltello per salvarti quando viene afferrato da un clicker. Questo sarebbe OP. Questo sarebbe decisamente OP. Sì, ma io devo controllare anche dentro qua gli autobus. Cioè, ci saranno delle robe da prendere, no? Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Non ci credo, ci sono anche i fumetti. Che poi giusto giusto... I fumetti che stavi leggendo, cioè, quante probabilità c'erano di trovare lo stesso fumetto? Sì, che dici, va bene, la stessa città, quindi magari, sai, ci sono comunque riviste comuni. Ma di fumetti, cioè... Ellie, sta giù. Dove hai imparato a stare? Nasconditi, Ellie. Amico, vaffanculo. Avevi tutto il gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle lezioni, te le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Ma dobbiamo fare attenzione. Ecco, qua per esempio l'arco potrebbe essere utile. Sono allo svincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato altri turisti. È una miniera, fortunati bastardi.
Vedi se c'è qualcosa da recuperare mentre aspettiamo. Qui non c'è niente. Proseguiamo. Ancora. Non aspetto più. Andiamo a vedere cosa fanno quei bastardi. Fanno sempre così. Ti giuro, se stanno ancora cercando di tagliarci fuori. Sì, e tu che farai? Lo vedrai. Sì, lo vedrò. Così non spreco munizioni. Penso se ne siano andati. Quei tizi mi danno i brividi. La città è piena di questi tizi. Così sembra. Dove dobbiamo andare? Di qua? Ah no, di là forse, visto che c'è. Ah, di qua. Ok. Possiamo salire sul bus da qui. Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Dai, scendi, forza. Allora. Strano vedere un punto di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Sì, Eden. Ma fa silenzio mentre attraversiamo questa zona, ok? Stati svegli. Hai partecipato, non ho sentito parlare. Quella tizia non si vede. No, là li ho visti. Ma dico, non ho visto nessuno con tutta quella situazione. Ci abbiamo messo 2 minuti ad uccidere gli altri e 5 ore a dare la caccia a lui. Cavolo, qualche volta la paga devi guadagnartela. Sì, infatti. Ci eravamo quasi arresi quando ha iniziato a spararci. Stupida. Poteva fuggire. Ha detto ad altri 2 di distanza. Preso il fucile, messo la sua testolina nel mirino. È bella. Merda. Avresti dovuto tenerla. Farla entrare nel gruppo. No, è possibile. La ragazza ci avrebbe ammazzato da solo. L'hai visto anche tu? Ehi, chi c'è là? Ok, amico, controllo la zona. Controlla laggiù. E caccia! Minchia. Ah, vedi, le frecce one-shottano... Vedi che questo lo possiamo afferrare. Pezzo di merda.
Ce n'è ancora un altro. Già sotto è andato. Minchia. Che in due sono. Cazzo. C'è qualcosa? Nulla, tu invece? Io guardo qua attorno. Vai a vedere là. Sì, sì, bravo, bravo. Darò un occhio qui. Bene. Questo qua deve essere andato di qua. Trovato niente! Mi senti? Sto cazzo, cazzo! Ah, vai. Sparpagliatevi! Dove cazzo sei, pezzo di merda putrida? Sono due. Proviamo prima che muoia. No! Oh, merda! Chi è? Chi è? Dai, cretino. Pezzo di... Vedo che non scatta. Oh mio Dio! Quanti cazzo siete? Anche un altro ce n'è. Mi ha beccato lo stesso. Eccolo fuori. Ma quanti minchia sono? Cioè, assurdo. Che ce ne sono ancora? La musica non è finita, quindi mi sa che ce ne sono ancora.
Ce ne sono ancora, sento parlare. Biglietto abbandonare la zona. Le voci le sento, ma... non vorrei che siano sopra. Perché se sono sopra... penso molto probabile siano sopra. È una pistola! Eccola. Sì, bravo, buongiorno. Che cazzo? C'è qualcun altro che ha sparato. Ah, là sotto è. Chiamare è un casino. L'ho steso alla grande. Cioè, affrontarli tutti silenziosamente era praticamente impossibile. Aspettiamo che passi. Per un pelo davvero. Oh, ok. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Buzz Lightyear. Ok. Blood Samurai. Allora, qua li abbiamo buttati tutti giù. Controlliamo qua la roba, se ci abbiamo delle cose da prendere le prendiamo. Questo non mi serve. Vabbè sì, però dai, fondamentalmente la maggior parte li ho buttati giù in maniera stealth. Cioè ne avrò fatti fuori con la pistola quanti? 4? 5 forse? Non è andata male. Non è andata male, male, male. Piace leggere, eh? Quando non sto scappando da cacciatori, infatti... sì, leggo sempre. Bravo. Qui c'è qualcosa? Credo di no. E io scendo da qua, faccio... aia. Cazzo, volevo fare il sex symbol, invece mi sono spaccato tutto. Allora, medikit, sono messo bene. Questo sì, dai. Questi li possiamo craftare. Arma corpo a corpo. No, ma arma corpo a corpo non ne ho, quindi sti cazzi. Bisogna essere pazzi per offendere dei soldati.
Chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa. E questi disperati sono quelli che abbiamo combattuto qui? Immagino di sì. Comunque l'arco e freccia, se ti beccano, diciamo, alle spalle, dove porta, ti sciottano. Quindi questo è buono. Ed è anche silenzioso, è come se avessi una sorta di silenziatore. Eh sì, vediamo dove porta, non da nessuna parte. Fa attenzione quando scendi. Qua ne abbiamo 30. Allora, io sarei indeciso tra l'oscillazione arma e maestro dei coltelli per dopo. Non lo so, vediamo. Prima accumulo, poi decido. Anche se forse qua clicker non ne troveremo più, ma non credo. Giù. Ce ne sono altri. Svelti con l'asse. Bene, andiamocene. Ok. Non penso ci abbiano visto. Oh, ecco il nostro ponte. Siamo un po' più vicini, penso. Continuiamo a muoverci, forza. Allora, qua cosa c'è? Vediamo. Ecco, là c'è della roba. Quella ragazza è magrissima. Bello. Quale ragazza? Ah, quella. Cioè, ma tu dimmi se quella si deve mettere a guardare i poster. Ai tuoi tempi c'era un sacco di cibo, no? Ce n'era, ma qualcuno sceglieva di non mangiarlo. E per quale motivo? Per l'aspetto. Che idiozia. Vabbè. Scusa, ma ora quella che non sa nuotare? Vabbè, penso che qua comunque si tocchi. Non posso saltare così lontano. Se mi fai salire posso spostare quell'asse. Ah, forse la posso fare. Forse la posso far salire da lì? No, vabbè, vediamo, aspetta. Dove devi andare? Ah, forse da qua? Ehi, c'è un'altra di quelle cose tipo zattera. Possiamo usarla? Ah, quindi devo andare io a nuoto. Ah. Aspetta qui. Guardo dove va a finire. Che diavolo. Questo è questo. Sali, tagliamo attraverso la terra. Ho capito, dai, su. Piano. Non preoccuparti, non ti lascio cadere. Dai, su. No, che schifo, quell'acqua tutta sporca. Che poi teoricamente se è un... dipende che cos'è, potrebbe tranquillamente... cioè potrebbe tranquillamente contagiarsi con l'acqua. Va bene, ora devi
Deve solo trovare il modo di salire. Devi solo trovare il modo di salire. Grazie, gentilissimo. Già, il legno è marcio. Frequentavi spesso le caffetterie? Sì, molto spesso. E cosa prendevi? Beh, caffè? Solo caffè. Ma non c'è niente. Di là cosa c'è? La mia curiosità. Mi spinge a controllare. Esplosivi. Succederà stanotte. Prenderemo il punto di controllo orientale. Ho messo da parte dei rifornimenti extra presso gli appartamenti Regal. Sono marchiati con una X rossa. Quindi, bottino? Mi piace. Poi, qua è bloccato. Quindi non si può andare. Ok, quindi qua tutto a posto. C'erano dei coltelli anche lì, ma... i coltelli sono pieni. Poi, qua c'è qualcos'altro? Qua si può aprire? No. Vabbè. Possiamo andare. Ah, che cazzo? Oddio. I cacciatori sono andati. Stiamo per scoprirlo. I cacciatori qua adesso. Ci sarà un'altra sezione. Via libera, Ellie, scendi. Prima che andasse tutto in malora, dico. Allora, lì c'è la scala. Qua c'è qualcosa da prendere. No, troppo sforzoso per uno come me. Doveva essere un hotel. Cos'era, un hotel di lusso questo? Per me possiamo salire là. No, è troppo in alto. Vediamo cosa troviamo. Esatto, vediamo cosa troviamo. Vabbè, non ci sono, mi sa, nemici, perché a quest'ora... me li avrebbero fatti notare. Dobbiamo anche notare se ci sono i rifornimenti con la X rossa. Combinazione necessaria. Oh, mi fermerò per una notte e vorrei la vostra suite migliore. Grazie. Che diavolo stai facendo? Tu porti pure sulle mie valigie. Sei stramba, ragazzina. Quindi qua possiamo trovare forse il codice della cassaforte. Dovrebbe esserci qualche documento, qualcosa.
come quella che abbiamo trovato dentro quell'altra zona. C'è un bancomat, no, niente soldi. C'è qualcosa. Allora, la scala si può spostare, giusto? Questa cosa è interessante. Allora, posizioniamola qua intanto e saliamo. E qua c'era qualcosa. Ah, ecco, vedi. Poi vediamo se c'è qualche zona. Effettivamente forse possiamo andare da qualche altra parte con questa scala. Vediamo. Allora, di qua no per ora, perché di là è dove dobbiamo andare. Vediamo se c'è qualche altro posto che si può raggiungere. Tipo qua? Qua non si può posizionare? Non me la può posizionare. Qui neanche? Nope. Va bene. Poi, vediamo. No, dove cazzo la stai buttando? Vabbè, sì, dai, buttalo un attimo a terra, si muove più velocemente. Allora, muoversi con la scala in realtà. Aspetta, là cosa c'è? C'è qualcosa? Mi manca il caffè. Ah, vabbè, è una semplice. Semplice audio. Va bene. La combinazione di sta cassaforte in realtà mi sta interessando. Può essere che la trovo più avanti. Che alla fine qua non c'è molto che si può fare. Che là la scala non me la fa poggiare. Cioè la scala la devi poggiare per prendere questi pezzi di materiali che ho preso ora. E per andare lì dall'altro lato, quindi più di così non puoi fare. Che non ci sono altre zone dove poter andare. Esatto. Quindi mettiamola qua, saliamo. Sali. E vediamo se qua magari forse. Ecco, vedi. Esatto, ma qua si può passare. Biglietto allo staff. Ah, a tutto lo staff, la combinazione per la cassetta di sicurezza per gli oggetti di valore degli ospiti dell'hotel è stata modificata. La nuova combinazione è 22-10-56. Bene. Scendiamo. Immaginavo si trovasse comunque in zona, perché sti puzzle, cioè sti enigmi, sono sempre gli stessi. Allora, andiamo a prendere. Vediamo cosa c'è di bello dentro la cassaforte. Vabbè, ci saranno materiali, penso. Materiali o pillole, tipo quelle cose lì. Esplosivi. 50 pezzi, munizioni. Coltello potenziato. Coltello dura 2 colpi in più. Bello. No, no, aspetta, cazzo fai?
Ok, cerchiamo di sdrammatizzare. Pronti? Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare il pane. Complimenti. Ma che cos'è? Barzellette. Morti dal ridere, volume 2 di Will Livingstone. Andiamo avanti. Uomo invisibile cerca donna invisibile per fare cose mai viste. Carino. Un uomo entra in un caffè. Splash. Splash. Esatto, bellissima. La vita è una battaglia navale. E il giorno dopo cosa? Un giorno ci sei, il giorno dopo... Bisette. Non l'ho capita. La griglia. La gente racconta barzellette sull'Apocalisse come se non ci fosse un domani. Ups. Ecco, non ne ho altre. Bene. Si va rietto abbastanza easy. Fa attenzione. No, però è di qua, no. Aspetta. Perché di qua è per trama. Vabbè, sì, qua è bloccato. Ok, sti cazzi. Minchia, mi sono cagato. C'è nulla. Ci sono voluti due giorni per fermarlo. Aspetta, a quanti siamo arrivati? 5 solo questa settimana, ma non mi lamento. Certo che no, abbiamo finito. Devo controllare ancora un piano. Perché? Sono settimane che non vedo un clicker. Perché siamo scrupolosi e continueremo a esserlo. Ora finiamo, ok? Bene, come vuoi. Adesso ultimo. No, no, quello non ci deve vedere. Non c'è niente. Perfetto. Cazzo.
c'è nulla. Dove era l'altro? Ce n'era un altro. Ecco. Merda. Cazzo. C'è un altro. Non pensavo ce ne fosse un altro. Scusa, che qua non è dove avevamo strangolato a quell'altro. Scusa, che non se ne è accorto. Ma aspetta, qua da dove siamo venuti noi? No. Qua possiamo salire. Merda. Madonna, non mi ha visto di un niente. Ce n'è uno. Sì, l'ho sentito anch'io. Entrato là dentro. Ah!
Credo che nell'ascensore ci sia una scala. Aspetta, provo ad aprirlo. Vediamo dove porta. Non si sa mai. Forse possiamo passare di lì. Sarà un po' stretto, ma si può fare. Ok. Vai su, devi salire lì. Ma niente, sono andato a guardare. Trovami qualcosa su cui salire. Ci siamo. Ci siamo. Salgo io da te! Non ci provo. Da che parte non è? Ah, vabbè, devo andare sul tappo sicuro. Girare questo cancello. Va bene, direi che comunque per stasera ho dato. Salviamo. Così continuiamo la prossima volta. Ok. Perfetto, va bene. Ci becchiamo alla prossima. Grazie a tutti per avermi fatto compagnia. E niente, bye bye.